L'importante invece, quello di cui andiamo a parlare oggi, è il Grand Prix, se lo volete trovarci. Claudia Galal è una scrittrice, una studiosa, appassionatissima di arte moderna, street art, hip hop, eccetera, ed è di origine egiziana. Il suo lavoro, il lavoro che sintetizza, perché poi dopo i libri sono la sintesi in realtà di lavori molto lunghi, Cairo Calling, un lavoro che è iniziato parecchi anni fa. Infatti quando, questa cosa la diciamo subito, così ci togliamo questa tappetta dalle scarpe, chiaramente quando è uscito il libro qualcuno ha fatto notare che questo libro richiamava un titolo di un volume già esistente, molto più famoso perché l'ha scritto Zero Calcare, che è Cobain & Calling. In realtà Cairo Calling è un progetto che parte da parecchi anni e da un lavoro appunto che non è durato qualche mese. E quindi a Claudio la prima domanda che facciamo è proprio perché, cioè cosa ti spinge ad andare in Egitto, che è comunque il paese dove tu proviene una parte della tua famiglia, e in che momento scegli, cioè capisci che è il momento di andare, insomma, capire qualcosa di più. Intanto buon pomeriggio a tutte, grazie dell'invito, sono contentissima. Dunque, come dicevi giustamente tu, è stato un lavoro lungo e travagliato, e praticamente l'ho riscritto 2 o 3 volte questo libro, dal 2011 al 2015 all'indietro, è stato veramente un parto lunghissimo. E in realtà quando ho deciso di scriverlo, non lo so precisamente, nel senso che quando è scoppiato il casino, quando è esplosa la rivoluzione nel 2011 a Piazza Tahrir, io ero a Milano e ovviamente facevo la mia vita e ero frustrata dal fatto che non potessi prendere il primo aereo e andare e viverlo in prima persona, capire quello che stava succedendo davvero. Quindi da maniera delle informazioni e dell'accumulo seriale di qualsiasi cosa, immagini, nomi, dati, ho iniziato appunto a raccogliere tutto quello che trovavo, che riuscivo a trovare in rete, non tanto dai media italiani che magari nei primi 18 giorni, quelli della caduta del regime di Mubarak, sono stati abbastanza presenti, ma poi un po' meno e in maniera abbastanza superficiale. Quindi ho cercato in rete tutto quello che potevo e ho iniziato a raccogliere attraverso dei nomi che ritornavano, che rimbalzavano, delle immagini e assecondando un po' anche quelli che sono i miei interessi, quindi come dicevi tu, la street art, la musica, eccetera, ho capito che in quel momento stava esplodendo una scena controculturale, se così possiamo chiamarla, che valeva la pena di essere raccontata, che nessuno stava raccontando. Quindi ho iniziato a raccogliere ancora più materiale su questo argomento in particolare, sempre senza lasciare il contesto sociopolitico, perché altrimenti non sarebbe stato impossibile capire qualsiasi cosa. E anche ricostruire i pezzi non è stato semplice, mettere insieme le date, eccetera. Però mi mancava il fatto di sentire personalmente qualcuno, di parlare con qualcuno, quindi ho iniziato a contattare prima attraverso la rete alcuni artisti, alcuni ragazzi, e poi a un certo punto ho detto no, vabbè, però devo andare, non posso fare tutto a distanza, quindi finalmente ho preso l'aereo e sono andata, sono rimasta lì un po' per conoscere queste persone, che tra l'altro mi hanno accolto, mi hanno ospitato, cioè praticamente non ho mai visto i miei parenti e sono stata solo con loro, mi hanno ospitato, mi hanno portato in giro, mi hanno fatto toccare con mano quello che finora avevo visto soltanto in maniera virtuale. E poi da lì sono nati tantissimi rapporti che mi hanno portato a costruire una serie di relazioni, una rete di conoscenze molto allargata, e da lì poi è nato tutto. Diciamo che sarebbe diventato un libro, l'ho deciso più o meno nel 2012-2013. Poi da lì c'è stato anche la questione su a chi proporlo, perché non è un libro che ovviamente potevo proporre a una casa editrice pop o mainstream, e vabbè, conoscendo Filopat e Agentelis mi è sembrato naturale proporlo a loro, e Filopat tra l'altro è appassionato di Egitto e ha subito accettato, però devo dire che mi è stato anche molto vicino nella lavorazione, dandomi dei consigli preziosi su come indirizzare la stesura, proprio perché all'inizio, essendo io giornalista, avevo dato un taglio veramente molto giornalistico e saggistico, ma è stato lui a suggerirmi di mettere di più di me stessa dentro il racconto. Spero che abbia funzionato. Okay. Questo è importante. Adesso vedrete che tutti e tre su questo converremo. Cioè, non esiste notizia senza contestualizzazione. Cioè, noi potevamo fare un pomeriggio su Giulio Regeni e parlare di quanto è terribile
fatto che in certi luoghi del mondo, molti più di quanto non si pensi, accadono cose deprecabili, come il fatto che un ragazzo, uno studente, un giovane sparisca, venga torturato e poi addirittura lo si ritrovi ucciso e nessuno è stato. E invece capire l'Egitto è importante. Capire che questo luogo, per esempio, tu ci sei andata da sola, sei una ragazza, sei confrontata con artisti, artisti musicisti, abbiamo detto, ma si è confrontata anche con graffittari, li chiamiamo così, e anche altre forme, no? Visualist, di tutto abbiamo trovato. Quindi questo Cairo, per esempio, questa città dove appunto accade questo fatto e dove nessuno è accaduto, andremo a vedere poi quanti in questi anni, ha una sua magia, ha una sua energia, ha una sua forza, che va contro anche tutto quella che sarebbe l'indicazione di base su come vivere in pace in Egitto, che è quella appunto che cerca di trasmettere da sempre il governo, che sia Mubarak, Morsi o quell'altro. Però com'è che si manifesta questa vivacità? Cosa hanno trasmesso dal punto di vista anche del sentimento rispetto appunto a un paese che sta cambiando, questi artisti, questi giovani, queste persone? Ma intanto, come dicevi tu, appunto la contestualizzazione è fondamentale e in questi 5 anni, quasi 6 ormai, il contesto è cambiato molte volte. Quindi tra il 2011 e il 2013 c'era molta anarchia, molta libertà, nel senso che la rivoluzione aveva ormai aperto gli spazi, i giovani avevano capito che potevano scendere in strada e protestare, cosa che prima era non proibita, ma proprio neanche, non veniva neanche quasi in mente. Non prevista. Esatto. Opzione non prevista, esatto. E diciamo che anche se la rivoluzione in qualche modo per ora sembra fallita, il cambiamento fondamentale, come tanti di loro mi hanno detto, è stato proprio il cambiamento nella mentalità, il capire che si poteva fare qualcosa invece di stare al bar a lamentarsi, ma anche scendere in strada e riempire un muro con un messaggio, con un'immagine, con un significato, poteva essere un passo per cambiare le cose, per far risvegliare magari qualcun altro che passa lì davanti e lo vede. Nel 2013, poi, quando c'è stata la fase del governo Morsi, io ero là e sinceramente sì, la gente stava male perché era un governo disastroso, però in realtà per strada c'era abbastanza libertà, nel senso che non c'era polizia per strada, non c'erano militari, e sembrava un po' che ognuno potesse fare quello che voleva. Quindi c'era stata quasi una fase di rinascita anche, un'ulteriore fase di rinascita della street art, del graffitismo. Quando invece è arrivato Al-Sisi, tutto questo è finito, perché talmente è la paranoia di essere visto in maniera negativa e di voler controllare tutto che ha questo governo, che ha militarizzato completamente la città. Quindi si va in giro, si vedono i carri armati, anche se forse adesso mi dicono che non ci sono tanti carri armati in giro, però non lo so, insomma, l'ultima volta che ci sono state c'erano tantissimi carri armati in giro, ovviamente non c'erano turisti perché non è molto piacevole passeggiare per via del centro con i mitra puntati addosso. E ovviamente è proibitissimo fare qualsiasi tipo di fotografia, e anche io che avevo una macchina quasi professionale, un cavalletto, tutti i giorni, perquisizione quotidiana, domande su domande, apri lo zaino. E poi il fatto che avessi il cognome egiziano destabilizzava sempre, cioè il poliziotto non capisce perché esiste questo cortocircuito, soprattutto che cosa vado a fare, cosa sto cercando. Anche all'aeroporto mi fermano sempre, mi tengono un'ora, creando anche un po' di imbarazzo, perché la fila dietro mi sa cosa si immagina e invece mi chiedono semplicemente chi sono, cosa faccio, vabbè. E quindi in questo periodo, con il governo di Al-Sisi, non c'è, diciamo, per strada non si vede molto fermento, i ragazzi non dipingono, lo fanno in pochi, cercano di stare attenti o comunque di fare cose che sembrano non antigovernative, ovviamente, perché c'è tanta paura anche. Quello che succede è che magari invece dal punto di vista musicale succede, c'è una scena un po' più viva, perché diciamo all'interno dei locali non si va tanto a sindacare su quello che succede nelle discoteche, solo alcuni, ad esempio qualche tempo fa il cosiddetto Caffè degli Alti è stato chiuso per ragioni di sicurezza, ma semplicemente perché si diceva che era un posto molto frequentato da bruttissime persone, tipo atei, omosessuali e alternativi, insomma. Quindi adesso la situazione è un po' più triste,
c'è molta tensione, credo che si viva molto peggio rispetto a come si viveva quasi negli anni di Mubarak. Questa è un'assurdità, però mi sembra anche che ci sia tanta stanchezza nei ragazzi, perlomeno parlandoci così su Skype o su Facebook, che ci sia un po' di stanchezza in questo momento, e non la forza di potersi riunire ancora nell'immediato per fare qualcosa di più concreto. Poi non lo so, adesso a Capodanno andrò, quindi vedremo cosa succede. Anche mi accanto a Claudio, ci sono. Si vuole anche Riccardo, perché no, parliamo di diritti umani in Egitto, nel senso, è come dire, non so, parlare di biniere crema in Eritrea, probabilmente, più o meno. Però bisogna in qualche modo... Ah sì, esatto, la forte produzione, immagino, molto grossa tradizione di dolci delle donne. No, invece bisogna spiegare un attimo che se prima, diciamo, fino a che c'era Mubarak, per il solito concetto che comunque a noi ci piace, noi, non a noi chiaramente, ma in generale, quando viene apprezzato il leader forte che tiene a bada tutti e quindi per i paesi confinanti, comunque fuori, non ci sono ripercussioni. Questo è un paese che ha una grande tradizione di violazione dei diritti umani. Sì, esatto. Intanto voglio dire per prima questa cosa. Le persone che ha incontrato Claudia, le persone le cui storie artistiche, umane, sono nel suo libro, fanno parte di una rappresentazione dell'Egitto che noi conosciamo poco, perché dell'Egitto quello che ci viene proposto, secondo una visione un po' orientalista, è masse minacciose di maschi, tendenzialmente con la barba lunga, molto religiosi, e dall'altro un potere che tiene a bada questo pericolo e che noi dobbiamo ringraziare perché ci porta una potenziale minaccia molto lontana da noi. E in realtà è una rappresentazione non solo in buona parte falsa, ma anche del tutto insufficiente, che non ci aiuta a capire, ad esempio, perché in un paese dove potere e religione creano un apparato di paura, già nel 2007 i sindacati, poi nel 2010 con un caso di tortura che è il precedente di Giulio, Khaled Said, e poi con la rivoluzione del 25 gennaio ci sia stato rivelato un altro Egitto, che è appunto un Egitto composto dalle persone che Claudia ha incontrato. E proprio perché queste persone ci sono, e sono tante, si spiega perché ci sia una repressione così forte. Non ci sarebbe bisogno di una repressione così esasperata se l'immagine dell'Egitto che abbiamo corrispondesse appunto a quella di una popolazione sottomessa da un binomio religione e paura. In realtà le cose stanno diversamente. E noi abbiamo abbandonato completamente queste persone, perché se la rivoluzione del 25 gennaio 11 avevano possibilità di cambiare veramente le cose, questo sarebbe dipeso dall'appoggio che come opinione pubblica o come mezzi di informazione avremmo dovuto dare, cosa che non c'è stata, perché siamo tornati a quell'immagine familiare, no, di un conflitto tra un gruppo minaccioso e un potere che dobbiamo ringraziare perché ci sconfigge la minaccia. E quindi, passando alla tua domanda, sì, è una tradizione quella della violazione dei diritti umani presente in Egitto sin dalla Repubblica. Io non c'è stata una presidenza sotto la quale non sia stata adottata la tortura. Però devo dire che se prendiamo come riferimento e compariamo due periodi, cioè quello di Mubarak, gli ultimi anni di Mubarak e gli anni di Al-Sisi, io trovo che una profonda differenza ci sia. Ed è proprio nella linea, uso questa espressione che ormai è un po' abusata, linea rossa, la linea da non superare. Sotto Mubarak era molto, molto chiaro dove fosse questa linea, la linea oltre la quale si rischiava la persecuzione, oltre la quale chi esprimeva delle idee, chi faceva cose contrarie poteva andare in prigione, e quindi quella linea la si scavalcava consapevolmente oppure si stava dalla parte giusta altrettanto consapevolmente, e anche il sistema di sanzioni, seppur feroce, comunque aveva anche qualcosa un po' di, non voglio esagerare, qualcosa di bonario dello Stato padrone che cerca di dirti questo non si fa, te lo fa capire magari torturandoti. Oggi la linea
completamente saltata, cioè una linea variabile, una linea mutevole che tende ad avvicinarsi sempre di più ai confini del potere, e cioè oltre quella linea che corrisponde, lo so, a ciò che pensa il Sisi non si può andare. Però una linea che viene spostata di volta in volta a tal punto che la si supera inconsapevolmente. E questo spiega proprio la qualità delle persone finite nelle maglie di questa repressione. Ed è vero che oggi al Cairo ci sono meno carri armati, ma non servono più. Cioè lo stato della paura è talmente forte, il sistema legislativo è talmente penetrante in termini di, ad esempio, divieto di manifestare, che non ci si azzarda più. E quindi la qualità delle persone che finiscono sotto le maglie di questa repressione oggi sono gli artisti, sono blogger, sono scrittori, giornalisti, ricercatori egiziani e non, attivisti per i diritti umani, minorenni che portano in giro una maglietta della campagna no ai tribunali militari per gli imputati civili, persone che portano in ogni 25 gennaio portano magari uno sciarpa con gli slogan della rivoluzione del 2011. Cose di questo tipo. Se possibile, la situazione è, credo, peggiorata nel 2015, quando a marzo è stato nominato il ministro dell'interno Magdi Gaffar, che è un uomo della sicurezza profonda, di una carriera nei servizi di sicurezza al servizio delle istituzioni, purtroppo immacolata, nel senso che Gaffar è l'uomo della tortura, è il ministro dell'interno sotto il quale ci sono aumentati in maniera esponenziale i casi di tortura, i casi di sparizione. Ecco, questo è il contesto, una società molto ricca, e dunque niente affatto umiliata, sottomessa e impaurita, nella quale, devo dire, poi magari ne parleremo dopo, un ruolo importante gioca il sindacato, che esce da un periodo di sisificazione, e una società nella quale ci sono più categorie di persone che finiscono nel mezzo, ripeto, a volte inconsapevolmente, proprio perché questa linea della repressione tra lecito e illecito è una linea mobile, a volte anche invisibile. Una delle questioni caldissime, quindi ti faccio la domanda, invece, può aprire a diversi scenari, nel senso che nei tuoi dialoghi, qui Claudio, lei attraversa chiaramente il Cairo, anche se parla anche di altri posti, sono spesso riferimenti anche ad Alessandria, le differenze tra il Cairo e Alessandria sono sempre usate come termini di paragone, ma quello che diciamo emerge di più è questo, no? Noi per esempio abbiamo, io credo che la maggioranza di noi comunque che vedo qua sia nato in Italia, cresciuto in Italia e in Europa, quindi abbiamo una percezione di questo tipo di tematiche di un certo tipo, cioè come sono sempre state trattate da noi, quasi come fosse un diritto, quello che dovrebbe essere appunto quello di non essere torturato, quello di poter dire la propria opinione, quello di poter manifestare quelle che sono le proprie convinzioni, ma in Egitto invece questo non è. E tu, sono le domande che spesso poni, arrivano però appunto anche dal fatto che tu arrivi dall'Europa, no? E quali sono le risposte che ti hanno colpito di più, o comunque qual è l'atteggiamento loro rispetto a questi tuoi stimoli? Io per esempio ricordo l'artista, non ricordo mai come si chiama, ma mi ha colpito molto la sua intervista, è questa ragazza, ho detto, che pone Aya Tarek, che pone anche la questione dell'estetica della rivolta, nel senso che la si può raccontare con delle tag su dei muri, ma lei è dell'idea che per esempio scrivere morsi assassino vale di meno che fare un murale su cui, che abbia anche una sua validità estetica. Cioè, quindi ci sono anche queste sfumature che magari le affrontiamo dopo, ma invece la questione più importante, cioè loro come reagiscono a questo stimolo, cioè il fatto che tu palesi, il fatto che loro hanno una condizione diversa dalla tua? Io forse appunto venendo da un contesto italiano-europeo faccio sempre domande anche un po' ideologiche, nel senso il bene e il male, la libertà, i massimi sistemi, i diritti, e appunto dal loro punto di vista non si tratta di questi massimi sistemi, si tratta di arrivare alla fine del mese, poter studiare, poter trovare un lavoro, fare cose molto più concrete, più normali. E molti appunto mi hanno detto chiaramente che
anche come è stato raccontato, come è stata raccontata la rivoluzione da noi europei, da noi occidentali, tra virgolette, è stato quasi umiliante, perché come, ah, guarda quegli egiziani che fanno la rivoluzione, come se fossero appunto degli animali da osservare da lontano, non delle persone che invece si stavano ribellando a un regime, e lo facevano soprattutto per chiedere delle cose concrete. Sì, la libertà, la giustizia sociale, ma anche il pane, e i diritti più basilari, non so, una giornata lavorativa normale, una paga normale. E Aya Tarek appunto è un po' una voce fuori dal coro, non solo perché è donna e perché è stata la pioniera della street art in Egitto e ha iniziato anche prima della rivoluzione, ma anche perché appunto per lei non basta che ci sia un messaggio privo di qualità estetica. Infatti è anche abbastanza arrabbiata con la fase di esplosione della street art in Egitto, perché dice a un certo punto tutti erano artisti, tutti facevano street art, però non basta scrivere 25 gennaio sul muro per fare un'opera d'arte, ci vuole una ricerca estetica e anni di studio, di tecnica, insomma. E lei proprio questa estetica del trash, della roba che deve piacere a tutti per forza, deve trovare un consenso non popolare ma populista, proprio secondo lei è sbagliata. Però lei è un po' una voce fuori dal coro, a dire la verità, perché per gli altri invece è più importante che il messaggio arrivi, rimbalzi su tutti i muri e arrivi a tutti. Poi, secondo me c'è molto una dicotomia generazionale, nel senso che adesso i giovani capiscono anche di più il punto di vista... Aspetta, giovane per te cosa? Io sono giovane per capirci. Sì. Per te cos'è giovane? Fino al 45-50 anni. Allora alla grande, ci stiamo dentro. Perfetto. Allora, me l'ho preoccupato. No, nel senso, diciamo... I padri e i figli, intendevo. E, nel senso che appunto i giovani hanno questa capacità di, anche perché sono molto informati e sono come noi tutto il giorno su internet a informarsi e a comunicare, mentre i padri appunto sono più per la tranquillità, per se stava meglio quando si stava peggio, quando c'era lui si stava meglio, no? Quando c'era Mubarak si stava meglio, e i rivoluzionari sono un po' visti come delle teste calde che, cioè, un giorno si sono svegliati e hanno deciso che volevano stravolgere il sistema, quindi ora si sta peggio di come si stava prima della rivoluzione. Secondo me un po' la chiave di questo periodo è il conflitto generazionale. Questo è un minuto, diciamo, su questa questione che secondo me, cioè, potrebbe portarci lontano ed evitiamo. Però due cose da dire, siccome appunto c'è questa realtà dei fratelli musulmani che nel libro appare sempre, detta qua ha una risonanza, diciamo, più, cioè, più legata, diciamo, proprio alla religione, all'Islam, mentre in realtà stiamo parlando di una componente politica fondamentale che ha segnato la storia, che sono stati i nemici di Mubarak, insomma, sono stati fuori dalla politica per anni e che sono tornati. Chi che la spiega rapidamente, semplicemente, di voi due? Siamo a fare all'adulto, questa cosa qua, a fare all'adulto, di noi giovani. Questa cosa di fede, però, giusto per spiegare, perché questa componente è importante, perché dopo tornerà e quindi bisognerà in qualche modo inquadrarla. Beh, è un fenomeno, certo, religioso, ma è sociale, per il fatto che comunque abbia riguardato e coinvolto milioni di egiziani. E insomma, la prevalenza è anche una, con le differenti varianti locali, fenomeno transnazionale in Medio Oriente ed è perseguitata ovunque, generalmente con leggi antiterrorismo che, secondo le ricerche di Amnesty International, hanno un contenuto molto vago, generico, al punto che in nome della lotta al terrorismo poi vengono sanzionati comportamenti che non hanno neanche la minima pretesa di essere violenti. Dopodiché in Egitto in particolare si è semplificato molto ciò che è la fratellanza musulmana, ciò che è terrorismo, cioè ciò che è la lotta armata violenta nel Sinai, mentre la fratellanza è vista come un movimento prevalentemente urbano del Cairo, fondamentalmente. E se sotto Mubarak era perseguitata, però con quel sistema un po' di lasciar fare un po' bonario, comunque la fratellanza, i suoi parlamentari, anche se indipendenti, li portava in Parlamento.
Al-Sisi ha la messa fuori legge, l'ha messa al bando come movimento terrorista. La maggior parte delle persone assassinate, condannate, torturate, fatte sparite, certamente oggi fa parte della fratellanza musulmana. Quindi, e qui la domanda, a noi c'è molto, no, questo tema, soprattutto nelle trasmissioni TV, quelle insomma magari un po' più spicce, insomma, che non vanno approfondite questioni, si parla molto della religione come di un problema o comunque di una realtà monolitica, no, l'Islam, no? Mentre invece poi dopo immagino che non è che da tutti la religione percepita allo stesso modo. Per esempio tu, se sei affrontata con artisti, con coetanei, con giovani, come percepiscono questa cosa della laicità? Come percepiscono la presenza della religione? Tu, comunque, sei insomma laica come me, nel senso, non so come si dice sta roba, e quindi per dire la capisci anche meglio. Però secondo me è interessante questo aspetto. Ci sono veramente miliardi di sfaccettature rispetto a questo argomento. Conosco tantissimi ragazzi, anche molto più giovani di me o più grandi di me. La maggior parte si comportano esattamente come noi, sono assolutamente laici, e anzi, mi è capitato a qualcuno di chiedere, semplicemente perché magari dal nome capivo che erano di famiglia islamica, se fossero musulmani, e qualcuno era imbarazzato, qualcuno rideva, ma in quei casi dicevo no, non ti preoccupare, era solo per curiosità, anch'io, cioè, non me ne frega niente della religione. Però sono appunto ragazzi normali, si bevono la birra, si fanno le canne, vanno in giro e escono con le ragazze e viceversa, cioè è una vita normalissima. Poi ci sono anche quelli che magari la vivono in maniera più seria, ad esempio sono stata per un periodo ospite da una ragazza che era praticante, quindi portava il velo, era fidanzata con un ragazzo che poi ha sposato, assolutamente no, altre distrazioni. Però, ad esempio, l'ho rivista poco tempo dopo, non aveva più il velo e aveva lasciato, perché ormai era diventato suo marito, perché aveva capito che non era più la sua vita. Quindi, cioè, credo che siano anche conflitti molto interiori che ognuno si vive a modo suo, proprio come da noi. Poi, certo, ci sono anche le frange fondamentaliste, ma anche lì mi sembrano forse più grandi. Anche se a dire la verità mi è capitato anche di, mentre ero in giro per strada, di essere fermata da ragazzi molto più giovani di me che un pochino mi insultavano perché magari non ero coperta proprio come avrei dovuto, eccetera. Però sono veramente casi isolati. La maggior parte dei giovani che io vedo per strada sono assolutamente laici e magari sono musulmani, magari sono copti, magari sono buddisti, però insomma non è che da fuori si vede di che religione sono. È vero che negli ultimi anni magari è aumentata la quantità di donne che vanno in giro coperte, di uomini con la barba, però non so se effettivamente, cioè perché i fratelli musulmani sono considerati così il male anche dall'opinione pubblica, perché anche tanti egiziani pensano che la maggior parte dei problemi nascano da lì. Questo sinceramente non riesco bene a capirlo. Andare poi dopo ad entrarci. Per esempio, a me, ascoltando voi due, mi viene in mente che la società avanza, magari non tutta insieme, comunque va avanti, e il potere in qualche modo chi va avanti per mantenere la sua leadership. È un po' forzata come sintesi, o secondo te ci può stare? No, ma anche non solo non è forzata, ma è universalmente applicata. Il potere funziona un po' così. Sì, diciamo che, guardando da là. Lì è chiaro che dopo la rivoluzione del 2011 è stata messa in discussione in quel paese l'idea che ci fosse un'elite militare, fondamentalmente militare, e poi anche politica, che poteva governare puntando sull'inerzia dell'80% della popolazione e controllando quei movimenti urbani del Cairo, di Alessandria. Considerate che noi stiamo parlando di una città che ha, non so, 10-15 milioni di abitanti, però c'è la maggior parte, anche lei, la Grande Cairo, sì. Però poi abbiamo il resto del paese, cioè l'Alto Egitto, che è una realtà completamente diversa, come se il Cairo e l'Alto Egitto fossero due paesi diversi.
Però ha funzionato fino sotto Mubarak, ha funzionato più o meno così, no? Questo gruppo che appunto si basa sull'inerzia di ciò che è lontano dal Cairo, insomma, c'erano periodicamente elezioni quando c'erano, in cui andava a votare il 15% del totale del paese, insomma, elezioni parlamentari, voglio dire. E da lì, dalla rivoluzione del 2011, che è saltato questo paradigma, no? dell'elite al potere che governa abbastanza tranquillamente, e lo sviluppo che c'è stato di un movimento in cui, torno a dire, il sindacato ha avuto un ruolo importante già dal 2007-2008, saldatosi con gli studenti, saldatosi con l'opposizione della fratellanza musulmana, lì c'è stata questa sensazione di minaccia. Non è un caso che poi nell'interregno tra Mubarak e Morsi c'è stata una stagione feroce di dittatura militare, chiamiamola così, il Consiglio Supremo delle Forze Armate, che ha fatto nel periodo in cui è stato al potere, giugno 2011 più o meno, fino all'elezione di per un anno, fino all'elezione di Mohamed Morsi alla presidenza della Repubblica, ha fatto più arresti di quanto sono stati fatti in 30 anni da Mubarak, casi di tortura anche lì numerosi, repressione di manifestazioni, da quello del Maspero fino a altri luoghi del Cairo, pallottole altezza di persona, proiettili veri, gas lacrimogeni, fucili da caccia, persone veramente impallinate, fossero animali da braccare, no? E c'è una grande continuità tra quel periodo, quell'anno di dittatura militare, a ciò che accade il 3 luglio del 2013, quando c'è un colpo di Stato, e lì il colpo di Stato del generale Al-Sisi, che non nasce da nulla, perché Al-Sisi è stato presente in tutte le esperienze precedenti di potere, e lì, come dire, fa esplodere questa situazione in cui c'è veramente il potere che si arrotta. E aggiungo una cosa: il potere si arrocca mentre c'è una minaccia, questa minaccia del terrorismo, una minaccia della società civile, si arrocca ed è rafforzato da quello che fa la comunità internazionale. Cioè, noi non abbiamo ancora imparato che ogni volta che diamo l'appoggio, noi leadership di paesi, Stati Uniti, Unione Europea, ogni volta che diamo la leadership, che diamo l'appoggio alla leadership, a leadership modernizzanti, laiche, tra virgolette, secondo il nostro criterio, perché c'è il nemico religioso, succede un macello, perché abbiamo appoggiato Ben Ali in Tunisia, abbiamo appoggiato Gheddafi in Libia, abbiamo appoggiato Mubarak e poi Al-Sisi, stiamo sempre di più appoggiando Assad in Siria, e questo sistema del dare retta a una leadership militare o politica che si accredita come modernizzante laicista e quindi il nostro migliore amico, noi ci sta ponendo un po' di problemi, soprattutto pone dei problemi quando significa garantire impunità a violazioni dei diritti umani efferate. Quando ci entriamo, e ci voglio arrivare con te, perché i dialoghi con questi ragazzi, che sono appunto artisti, c'è un rapper, mi piace, mi è molto simpatico, soprattutto per questo ragazzo, che lui è, diciamo, un po' tranchante, no? Nelle sue, non mi ricordo come si chiama, lo sto segnato, è un po' tranchante nelle sue risposte, no? E anche questa cosa fa strano, perché è vero che il rap, l'hip hop, ma in generale comunque tutti quelli che abbiamo sentito, soprattutto i ragazzi, è ovvio che il rap e l'hip hop ha un linguaggio molto molto diretto, che poi è la nostra musica pop, perché per voi è normale sentire appunto le canzoni cantate così, e sono anche le canzoni più sciocche oggi sono cantate rappate, diciamo, mentre invece questo non era così già giusto 15 anni fa, per capirci. Quindi anche questo è una cosa che è interessante, cioè questi ragazzi tirano fuori dei testi che sono comunque forti, duri, contestualizzati non con il sogno, la Cadillac e la bella ragazza, ma politici, e questo chiaramente vuol dire che c'è interesse, vuol dire che c'è anche un pubblico che li ascolta, ma vuol dire che c'è soprattutto all'inizio un coraggio rispetto a una situazione, come diceva Riccardo, che comunque è acclarata, cioè il fatto che comunque se tu esci da quel sentiero puoi mettere a rischio la tua vita. Ecco, che tipo di energia hai trovato in queste persone, in questi rapper? E poi secondo te come mai sta roba succede alla fine? Con tutto sto caos, questa situazione di corso controllo, c'è un pubblico che richiede sta roba e c'è chi gliela dà.
il pubblico che richiede sta roba è credo creato dalla situazione stessa, ma no? Quando ti manca qualcosa, quando ti manca la libertà e qualcuno ti parla di quello di cui tu hai bisogno, ti viene naturale di ascoltarlo. Per i musicisti rapper è un po' naturale, quello che è un po' il motivo per cui è nato l'hip hop, no? Di una rivendicazione alla fine. Poi si è trasformato negli anni in qualcos'altro, ha avuto le varie fasi, però all'inizio è nato proprio come musica di rivendicazione di una subcultura, di una minoranza che non potendo accedere agli strumenti dei musicisti veri, quelli che costano i soldi, prende i giradischi e fa la stessa cosa e dice ci sono e faccio anch'io la mia cosa. E questo è quello che succede in Egitto appunto. Poi magari in questo periodo in cui effettivamente la globalizzazione c'è anche lì, c'è molta contaminazione tra generi, tra strumenti, tra tecniche, però di sicuro la maggior parte dei musicisti giovani sente l'esigenza di esprimere quello che sente attraverso quello che fa, attraverso la musica, e soprattutto in contrasto, in opposizione con la musica mainstream, che con la musica pop egiziana, che quanto di peggio, di mio melodico, veramente... Diego, possiate immaginare, quindi è tutto un amore o patria o Dio, e quindi probabilmente i giovani hanno bisogno di qualcos'altro che parli più dei loro problemi, quindi sia, diciamo così, il rapper impegnato come può essere Alita di Bab, forse riferivi a lui, appunto parlano di queste cose, ma anche il Maraganat, che è una musica veramente popolare, che nasce per le strade, da ragazzi poveri che non hanno studiato, comunque anche quella musica che è fatta per ballare cassa dritta via volume sparato, però parla di certi argomenti della rivoluzione, dell'emancipazione sessuale delle donne, dei ragazzi, perché alla fine questi problemi sono veramente sentiti, quindi anche in una festa di quartiere dove si pensa solo a divertirsi, il messaggio è importante e viene apprezzato.